tanto rammarico, soprattutto perché sapevamo l'importanza di questa partita. Arrivavamo da due risultati utili, tre risultati utili consecutivi. Sapevamo che ci poteva dare quello step in più che ci manca, però il calcio anche questo, ci può stare che una partita non si vinca. Abbiamo perso gli ultimi 10 minuti, però la strada è questa, dobbiamo continuare su questa strada e ci troveremo le nostre soddisfazioni. Un Ascoli che non è riuscito a portare ancora avanti il titolo, insomma, di squadra, di una delle migliori squadre in trasferta, però la classifica resta più o meno invariata. C'è forse il rammarico per non aver agganciato il sesto posto, visto che le altre hanno perso tutte. Sì, potevamo raggiungere il sesto posto, ma l'obiettivo è quello di arrivare all'ultima partita ed essere dentro la griglia dei migliori. Poi se succederà qualcosa in più, ben venga, ma noi il nostro obiettivo è ogni partita, una partita alla volta e a fine stagione vedremo quello che ci riserverà. Con oggi termina un mese di fuoco, si è giocato quasi ogni 3-4 giorni. La sosta serviva in questo momento, secondo te, almeno per recuperare le defezioni avute fino ad oggi? Sì, è la prima volta che capita che in un mese e mezzo giochiamo così tante partite, infatti ci può stare che arrivi a delle partite che sia mentalmente che fisicamente ranchi un po', però fortunatamente arriva la sosta dove si dovrà recuperare e mettere l'ultima benzina per arrivare nel rush finale e pronti.